un nuovo video. Oggi risponde a Vito che mi chiede quali differenze ci siano tra l'esfoliazione meccanica, enzimatica e io aggiungerei anche a questo punto esfoliazione chimica. Come sappiamo, l'esfoliazione aiuta nel photoaging ad eliminare il grigiore, quello strato corneo di pelle, di cellule ormai morte che conferiscono al nostro aspetto un aspetto smorto, spento. E grazie all'esfoliazione, qualsiasi essa decidiamo di adottare come sistema, riporta vitalità alla pelle proprio perché va a rigenerare, a far affiorare il tessuto nuovo, rimuovendo le cellule morte, ridona luminosità e turgore allo strato corneo superficiale. Andiamo a vederle brevemente per capire quali sono le differenze. Dunque, l'esfoliazione meccanica o esfolianti fisici è una frizione dello strato corneo, eseguito con creme, con microgranuli, guanti di crine o spazzole. Si chiama meccanica perché è proprio la pressione delle nostre mani muove i microgranuli, le microsfere presenti all'interno dello scrub o le setole della spazzola in caso utilizzo di quest'ultima. Come mio consiglio personale, l'esfoliazione meccanica non la trovo troppo indicata per quei tipi di pelle sensibili o delicate, anche perché utilizzando la nostra manualità non si potrà mai andare a esercitare la stessa identica pressione su tutto il viso. Un'esfoliazione meccanica la trovo più indicata per il corpo, per il viso, anche se ci sono degli scrub con microsfere, microgranuli molto molto delicati, però anche in questo caso io dico sempre dipende, è soggettivo, non c'è una regola che vale per tutti e che bisogna assolutamente prendere alla lettera. C'è anche chi si trova bene con lo scrub meccanico e non ha problemi. È abbastanza aggressivo sulle pelli delicate, sensibili e reattive. A differenza, l'esfoliazione enzimatica perché proprio vengono sfruttati gli enzimi della frutta. Come funziona questo tipo di esfoliazione? Non agiscono per sfregamento come quelli meccanici, ma agiscono appunto con un'azione enzimatica dovuta alla presenza di enzimi proteolitici come la papaina derivata dalla papaya o la bromelina derivata dall'ananas, che svolgono la loro funzione in base ai minuti di tempo di posa e cessano il loro effetto al momento della rimozione. Come funzionano in particolare? Sono capaci di legarsi alle cellule cornee in fase di sfaldamento o già danneggiate, rispettando la fisiologia naturale della cute. Quindi questi proteoliti si vanno proprio ad unire con lo strato corneo che si sta staccando e quindi col tempo di posa va, come passatemi il termine, sciogliere tutto quello che deve essere portato via o comunque è ancora qui sul nostro viso, ma ha bisogno proprio di essere rimosso. Ed è un'esfoliazione molto dolce, consigliata anche per le pelli sensibili e io la trovo molto molto efficace. Poi parliamo dell'esfoliazione chimica. Con l'esfoliazione chimica si ha proprio la disgregazione o il sollevamento delle cellule morte dagli alfa idrossiacidi o dai beta idrossiacidi. Quando sono applicati sulla pelle gli esfolianti chimici, oltre che aiutare al distacco delle cellule morte, stimolano i processi di riparazione della pelle, che ne incrementa il turnover cellulare, aumentando la microinfusione vascolare e la produzione di collagene ed elastina. Sono uno diverso dall'altro perché, come potete aver capito, hanno modalità diverse di agire. Fatto sta che qualsiasi esfoliante decidete di utilizzare sono utili e oserei dire fondamentali per una buona skincare, incrementano l'assorbimento dei sieri, delle creme, riducono le iperpigmentazioni e l'aging cutaneo. Sono anche un valido aiuto nei casi di impurità. Consigliare, appunto, non mi sento di consigliare perché ognuno deve capire in base al proprio tipo di pelle quale è meglio utilizzare. L'unica cosa che posso dire è di provare.